perché io ho il terzo maschio, che è un conduttore televisivo che è stato per anni ad inseguire la notizia e qualcuno l'ha definito, anzi in tanti, il fratello degli animali. Buonasera, come stai? Bene. Buonasera, Edoardo Stoppa, non ti stavo nominando. Ah, poco male. Per... Senti, allora, vediamo come ti sei definito. Determinato, frenetico ed onesto. Sì, ho chiesto aiuto a mia moglie. Anche e tu l'hai... ha chiesto aiuto ai figli, io l'ho chiesto alla moglie, perché tu... autodefinirsi è difficile. Sempre, ma per tutti i maschi, non ti preoccupare, qui hanno tutti lo stesso problema. Siamo nella media, vabbè. E poi spesso chiedono l'aiutino da casa. E ci sta, anche perché però senti gli altri cosa pensano. Di te. Sì. Io partirei da determinato, sì, perché vorrei sapere se sei uno che non molla mai. È proprio quello, che non mollo mai, nel bene e nel male, perché a volte è più intelligente mollare, no? A volte diventa invece è un po' l'orgoglio, questa cosa insita che ho, un po' della sfida, no? Che mi porta a non mollare mai. Cioè, se inizio una cosa, non esiste la stanchezza, non mollo mai. Quella è una mia dote che cerco di insegnare anche ai bambini, ai piccoli, cerco di insegnare, però mi rendo conto che a volte può essere anche un difetto, perché a volte è meglio mollare quando sei su una strada sbagliata, rischi di farti male. Meglio arrendere. Rischi di farti male, e appunto questa sarebbe la mia seconda domanda per te, sì, perché tu sei uno che ha fatto molte battaglie, hai lavorato per tanti anni a Striscia la Notizia, ma hai rischiato di farti male un sacco di volte. Esatto, quello è un esempio di non mollare mai, perché a volte ci sono tante situazioni in cui mi dicevano, Edoardo, stai attento perché okay, quella zona non va bene andarci, non ci puoi andare, perché quella zona non c'è, quindi lascia stare. Non esisteva, per me non esisteva. Io sono andato a fare, a fermare da solo con il mio operatore, a fermare una corsa clandestina di cavalli a Messina, che chi è di Messina può capire che giro c'è dietro di affari, di malavita, di delinquenza. Mi ricordo, ci eravamo nascosti dentro un'ambulanza per essere di notte nascosti. Appena abbiamo visto passare i cavalli, con dietro ci sono state 1000 persone che seguivano, facevano. Noi abbiamo superato, messo la sirena, superato con l'ambulanza i cavalli, fermato la corsa. A un certo punto abbiamo fermato la corsa, sono andato con il microfono a parlare, poi mi sono guardato intorno e dico, e adesso? Che faccio? Insomma, che faccia? Avevamo preallertato che c'era questa cosa, le forze dell'ordine, e dopo 5 minuti sono arrivate le forze dell'ordine, ma veramente in massa. Ma in quei 5 minuti ho detto, ma come mi è venuto in mente? Non devo organizzarmi meglio. Questa può essere, c'è un'altra occasione nella quale hai avuto veramente paura? Tantissime, ho rischiato una coltellata, mi hanno accoltellato, mi hanno sparato sempre in una zona. T'hanno sparato? Cioè, sì, mi hanno sparato proprio. A un certo punto eravamo con l'operatore e vediamo questa persona che in genere quando sei in campagna ti trovi spesso a avere a che fare con persone che se maltrattano gli animali non sono persone delicate o educate, perché se no non maltratterebbero gli animali. E in genere ti vengono addosso con fare molto minaccioso e iniziano a darteli. Invece questo qua stranissimo, ci vede, ci ha detto qualcosa che non abbiamo capito perché era in diretto stretto, pum, scappa. Dico, dove va? Allora l'operatore che aveva la telecamera, dico, sei, zoom, guarda cosa prende. E c'è l'operatore che gli fa, non lo so, sta tirando via dei sassi, eravamo in campagna, no? Cosa sta, fa? Ha preso uno straccio dei sassi. Beh, vabbè, continua a riprendere. Dallo straccio sta tirando fuori un fucile, gli faccio, continua a riprendere, cosa posso dire? Spiglia e vai, fa, continua a riprendere. Questo ci ha preso, ci ha sparato, eravamo lontani ovviamente, quindi... presumevo, ma in incoscienza totale, perché... E scusa, quando dice a tua moglie vado a lavorare, che lei non era tanto contenta. Non era tanto contenta. Infatti, diciamo, coi figli è venuta anche un po' la voglia di cambiare, no? Dopo 10 anni che facevo quello, mi occupo sempre di animali, eccetera, mi è venuta un po' la voglia di cambiare, di riscare meno quei servizi, di evitare... Ma mi hanno spaccato il naso una volta con un pugno, spaccato un braccio, di tutto. Ho rischiato la coltellata, mi hanno sparato, un po' di tutto. Cioè, sembra ridicolo, perché dice, vai a difendere gli animali, vai a difendere il pianeta e ti sparano. Invece... purtroppo legato al mondo degli animali, spesso c'è molto... Ma da che cosa ti nasce? Ma da cosa nasce questa passione per gli animali? Ma da mio nonno, che da piccolo mi portava in giro. Mio nonno era dottore in agraria, quindi fin da piccolo mi portava con lui in campagna. Penso che sia nata da lì. Poi mia mamma, che ha sempre amato gli animali, la natura, quindi è una cosa di famiglia, proprio l'amore per i viaggi. Io ho viaggiato tantissimo. Quando viaggi impari, se viaggi con un po' la testa aperta, impari a amare il pianeta, impari a amare la natura, impari a amare chi vive nel pianeta, quindi ti apre molto la testa, ti apre di buon cuore verso gli animali, verso il sole. Senti, ma hai detto onesto perché appunto nella tua carriera o nella tua vita hai incontrato molti disonesti?
Ma c'è un po' di tutto nella vita. Io sono un buonista, quindi penso che siano, la maggior parte delle persone siano buone, siano di animo buono, la maggior parte delle persone. Solo questo mondo sarebbe veramente un disastro. È messo male, è un po' inguaiato, sì, però non è così un disastro come si pensa, perché per tutti gli articoli fanno scalpore. Purtroppo noi ci innamoriamo della cronaca nera, delle brutte notizie, perché sono 100.000 rispetto a quelle che sono belle e nessuno ne parla. Quindi sono un buonista, penso che nel mondo ci sono tantissime persone oneste. A me piace fare parte, di stare da quella, dalla, lato quella della barricata, lì. Anche perché credo molto nel karma, credo molto in quello che poi, che ogni azione ti porta una reazione. Se tu sei disonesto è poco ma sicuro che prima o poi ti torna da dietro, ti torna forte forte. Sì, quindi, torna. Torna. Ma in amore invece l'hai conosciuta la disonestà? L'ho conosciuta un po' come tutti, penso, no? Che tutti abbiamo un po' dei vaccini, dei tatuaggi a fuoco, insomma. Sì, l'ho conosciuta, insomma, ho avuto anch'io i miei tradimenti, ho avuto soprattutto una grossa delusione, no? Perché una storia in cui avevo creduto tanto, 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 e poi è finita con un tradimento. Quindi sicuramente l'ho conosciuta. Poi se il tradimento può essere considerato disonestà, perché in genere la colpa, certo, è di chi tradisce, però forse magari un po' di colpa ce l'hai anche te se non hai dato le cose giuste, perché non ti tradisce, mettiamola così. E l'hai superato? Cioè, nel senso, l'ho poi superato, hai superato la diffidenza, sì, sì, verso l'altro? Assolutamente, perché una cosa che mi sono sempre detto, nel momento in cui questa cosa cambia il mio atteggiamento nei confronti dell'altro sesso, del mio modo di vivere le relazioni, vuol dire che sono finito, vuol dire che veramente mi ha fatto questa cosa, non la supero mai. Invece darsi ancora al 100% in una relazione come sto facendo adesso con mia moglie, cioè darsi veramente al 100%, e vuol dire che sei ancora vivo, che quella cosa l'hai superata, l'hai neanche perdonata, l'hai dimenticata. Ma di questo ne parleremo, perché poi tra poco andiamo dagli altri maschi e c'è un argomento che evidentemente ti riguarderà anche, perché poi mi hai detto frenetico. Non è facile stare con una persona frenetica. Dillo a mia moglie. Dillo a mia moglie, che quando magari la domenica dice domani ci stiamo tranquilli sul divano, io mi invento qualcosa, mi invento sempre. Io ho sempre bisogno di far qualcosa, no? Ma perché c'è un vuoto da colmare? Guarda, è quello che mi sono sempre chiesto anch'io. Me lo continuo a chiedere, ma non l'ho ancora scoperto, perché non sono mai stato fermo per capirlo. Non so se è un horror vacui, quindi questo vuoto che se mi fermo ho paura di avere troppo a cui pensare. Non lo so ancora, lo scoprirò quando sarò grande. Per il momento mi piace la mia vita frenetica, cioè a volte lo trasferisco forse anche troppo ai bambini, che dico ogni giornata che tu butti via, non fai niente, no? Un conto è se ti dà proprio gioia in quel momento, non fa, allora hai fatto comunque qualcosa per te, ma ogni giornata in cui non fai qualcosa per te l'hai buttata via e non torna più. Ecco. Lo dico anche ai miei amici quando sono magari davanti, si sa, no? Ragazzi, ho il telefono, poi gli dico non torna più questa giornata. E tu cosa hai fatto oggi? Hai fatto 7 partite, un giochino, ti rendi conto che non torna più? E allora io, che non ho più 20 anni, fra parenti, come i bambini 13 o 8, e quindi questa cosa la sento ancora di più. Ne ho voglia di fare, la vita ha tanto da darti, tanto da assaporare. Tanta quindi. Voglia di fare. Senti, ma se dovessi dirmi un difetto, che è l'unica cosa che non mi hai detto? Ma guarda, essere frenetici è un difetto, perché se conosci tanta gente che mi sta vicino, dice no, stoppa, no, lascia stare, che quello c'è sempre la cosa, in vacanza, rilassati, no, invece porto in giro, cioè mi fa, mollami, rilassa, c'è la gente che dice mollami, voglio stare in spiaggia a fare niente, capito? Quindi è un difetto, vediamo che è un difetto. Va bene, allora in maniera frenetica riempio questa serata e andiamo dai tre maschi.